La maggior parte delle persone affiliate al cristianesimo o al giudaismo hanno sentito parlare dei cosiddetti testi o libri apocrifi. Il termine apocrifo deriva dalla parola greca apokryphos, che significa nascosto, ed è usato più comunemente in riferimento ai libri aggiuntivi o extra contenuti nell'Antico Testamento delle Bibbie cattoliche e ortodosse. Scritti tra il 200 a.C. e il 100 d.C., i libri apocrifi, come si trovano nella traduzione greca dell'Antico Testamento, nota come Bibbia dei 70, e anche nella Vulgata Latina, furono pronunciati dai cattolici romani come canonici e autorevoli soltanto l'8 aprile del 1546, nella quarta sessione del Concilio di Trento. Da quel momento, i cattolici hanno letto un Antico Testamento contenente 46 libri contro i 39 libri dell'Antico Testamento che la maggior parte dei non cattolici oggi accetta. Secondo l'editto stabilito dal Concilio di Trento, chiunque non accetti tutti i libri della Bibbia cattolica, come sacri e canonici, inclusi i libri apocrifi come Tobia, Giuditta e Sapienza, deve essere considerato anatema, vale a dire totalmente escluso da Dio, senza alcuna speranza di salvezza. Vale a dire le medesime conseguenze a cui si va incontro quando si predica un Vangelo diverso da quello tramandato dagli apostoli biblici e anche a seguito della bestemmia contro lo Spirito Santo. Nel tentativo di riaffermare la fiducia del credente in Gesù nei 39 libri dell'Antico Testamento e di aiutarlo a costruire un arsenale che possa essere utilizzato per difendere la verità contro ogni errore, in particolare gli errori propagati dalla religione cattolica, il seguente breve elenco fornisce solo 4 ragioni fra le molteplici che possono esserci per rifiutare i testi apocrifi come ispirati da Dio. Il rifiuto di questi apocrifi da parte del credente in Gesù si basa su solide prove. In primo luogo, gli apocrifi non furono mai inclusi nel canone ebraico dell'Antico Testamento. Sebbene appaiano nella versione greca della 70, è molto probabile che abbiano gradualmente trovato la loro strada nelle copie successive, ma non erano certo presenti nella sua traduzione originale. In secondo luogo, varie fonti antiche attendibili che frequentemente alludono e citano l'Antico Testamento escludono di fatto i libri apocrifi dal canone. Illustri uomini come Filone, Flavio Giuseppe e Melito, tra tanti altri uomini che si potrebbero ancora citare, rifiutarono categoricamente gli apocrifi. Giuseppe Flavio, d'altronde, era anche un ebreo di formazione farisaica che è Sena. In terzo luogo, i libri apocrifi non sono mai esplicitamente citati nel Nuovo Testamento. Sebbene questi scritti esistessero già nel primo secolo e probabilmente fossero incorporati nella 70, non furono mai citati esplicitamente né da Gesù, né dagli Apostoli, né dal Nuovo Testamento in generale. Un fatto del genere è veramente significativo quando ci si rende conto che gli scrittori del Nuovo Testamento citano e alludano all'Antico Testamento, tranne gli apocrifi, per circa 1000 volte. In tutto, 35 dei 39 libri dell'Antico Testamento sono citati nel Nuovo Testamento. Inoltre, non bisogna lasciarsi ingannare dalle parole del libro di Giuda, che cita testualmente una profezia di Enoch che si trova scritta anche in un apocrifo che porta il nome di Libro di Enoch. Ma questo non vuol dire che Giuda abbia intenzionalmente citato un testo apocrifo che allora veniva considerato canonico dagli Esseni di Qumran. Giuda si limita a citare una profezia alludendo a essa come tradizione orale, piuttosto che a un documento scritto. Giuda non dice Enoch scrisse, infatti era consuetudine degli scrittori biblici specificare sta scritto, oppure il profeta scritto, quando facevano riferimento a un libro che un tale profeta aveva effettivamente scritto. Mentre, quando facevano riferimento a una tradizione orale, si limitavano a dire il profeta disse, oppure, come vediamo anche nel famoso sermone di Gesù nel monte, egli fece delle allusioni alla tradizione orale dicendo «Voi avete udito che fu detto». Ma ciò non toglie che queste traduzioni orali furono più tardi messe anche per iscritto, ma questo non ci autorizza a canonizzare alcunché. Infine, in quarto luogo, nessun libro apocrifo afferma di essere ispirato da Dio.
In effetti alcuni lo negano addirittura, o rilevano prove di errore. Diversi errori storici, geografici e cronologici possono essere trovati nei libri apocrifi, errori che non sono caratteristici nei 39 libri dell'Antico Testamento. Qualora si dovessero trovare errori nella versione dell'Antico Testamento con 39 libri, essi sono solo apparenti e con una soluzione ben pronta da presentare a ogni genere di obiezione degli scettici. Sebbene i libri apocrifi non siano del tutto inutili, e cioè che effettivamente forniscono molte informazioni importanti e interessanti sulla letteratura antica, sulla vita durante il periodo intertestamentario, eccetera, eccetera, non fanno parte né dovrebbero far parte della scrittura. Il loro ingresso nella Bibbia cattolica è semplicemente un'ulteriore prova o testimonianza del palese rifiuto della verità da parte del cattolicesimo. Sono Daniele Salamone e vi ringrazio per essere stati con me e per la vostra partecipazione ai commenti. Vi invito a iscrivervi al mio canale, non dimenticando di attivare le notifiche cliccando sulla campanella. Se volete sostenere il canale potete farlo attraverso i miei libri o abbonandovi per accedere a contenuti esclusivi. Se volete seguire più da vicino il mio lavoro potete visitare il mio sito oppure iscrivendovi ai miei gruppi e canali Telegram che trovate linkati nella descrizione del video. Se questo video vi è piaciuto e vorreste altri contenuti come questo, scrivetelo nei commenti e selezionerò per voi gli argomenti più interessanti per parlarne in un prossimo videolog. Ciao!